Io ti amo. La figura non si riferisce alla dichiarazione d'amore, alla confessione, bensì al reiterato proferimento del grido d'amore. Passato il momento della prima confessione, il ti amo non vuole dire più niente. Esso non fa che riprendere in maniera enigmatica, tanto suona vuoto, l'antico messaggio, che forse quelle parole non erano riuscite a comunicare. Io lo ripeto, senza alcuna pertinenza. Esso esorbita dal linguaggio, divaga. Ma dove? Non potrei scomporre l'espressione senza ridere. Come? Vi sarebbe un io da una parte, un tu dall'altra, e in mezzo una sensata, poiché lessicale, congiunzione d'affetto. Chi potrebbe non avvertire che quantunque conforme alla teoria linguistica, una tale scomposizione deformerebbe ciò che è buttato fuori tutti insieme. Il verbo amare non esiste all'infinito se non per artificio metalinguistico. Il soggetto e l'oggetto formano un tutt'unico con la parola che viene proferita e l'io ti amo va inteso, equiletto, all'ungherese, che in una sola parola suona zeretlek, come se l'italiano fosse una lingua agglutinante. Ed è proprio di agglutinazione che si tratta. La benché minima alterazione sintattica disgrega questo blocco unico. Esso è, per così dire, al di fuori della sintassi e non si presta ad alcuna trasformazione strutturale. Esso non ha alcuna equivalenza con i suoi sostituti, anche se il loro accostamento potrebbe dare lo stesso significato. Posso dire per giorni interi io ti amo, senza forse mai poter passare al io l'amo. Sono restio a far passare l'altro per una sintassi, una predicazione, un linguaggio. L'unico assunto dell'io ti amo è di apostrofarlo, di dargli l'espansione di un nome. Arianna, io ti amo, dice Dioniso. L'io ti amo è senza impieghi. Al pari di quella di un bambino, questa parola non è soggetta ad alcun obbligo sociale. Essa può essere una parola sublime, solenne, superficiale, come può anche essere una parola erotica, pornografica, è una parola socialmente sradicata. Io ti amo è senza sfumature. Esso sopprime le spiegazioni, gli accomodamenti, le graduazioni, gli scrupoli. Paradosso esorbitante del linguaggio, dire io ti amo è in un certo qual modo fare come se non esistesse un teatro della parola. E questa parola è sempre vera. Essa non ha altro referente all'infuori del suo proferimento. È il risultato di una performance. L'io ti amo è senza altrove. È la parola della diade, materna amorosa. In essa nessun divario, nessuna difformità giunge a disunire il segno. Essa non è metafora di niente. L'io ti amo non è una frase. Esso non trasmette un significato, bensì s'aggrappa a una situazione limite, quella in cui il soggetto è sospeso in un rapporto speculare all'altro. È un'olofrase. Sebbene sia detto miliardi di volte, l'io ti amo non trova posto nel dizionario. È una figura la cui definizione non può eccedere il lemma. La parola, la frase parola, ha un senso solo nel momento in cui io la pronunzio. Oltre il suo dire immediato, in essa non c'è altra informazione, nessuna riserva, nessun magazzino di significati. Tutto si trova in ciò che è dato fuori. È una formula, ma questa formula non corrisponde a un rituale. Le situazioni in cui io dico ti amo non possono essere classificate. Io ti amo è irreprimibile e imprevedibile. A quale ordine linguistico appartiene dunque questo essere bizzarro, questa finta di linguaggio, troppo fraseggiata per rientrare nel campo della pulsione e troppo conclamata per rientrare nel campo della frase? Non è né pienamente un enunciato, nessun messaggio vi è aggelato, immagazzinato, mummificato, pronto per la dissezione. Ne si può veramente parlare di enunziazione. Il soggetto non si lascia intimidire dal gioco dei posti interlocutori. Lo si potrebbe chiamare un proferimento. Al proferimento non viene data nessuna collocazione scientifica. Io ti amo non rientra nel campo della linguistica né in quello della semiologia. La sua istanza, ciò da cui si può cominciare a parlare, sarebbe semmai la musica.
Così, come avviene nel canto, nel proferimento di io ti amo, il desiderio non è né espresso, come nell'enunciato, né riconosciuto da dove si aspettava di vedercelo, come nell'enunciazione, ma semplicemente goduto. Il godimento non si dice, ma esso parla e dice io ti amo. All'io ti amo vengono date risposte mondane di diverso genere. Io no, io non ci credo, perché dirlo? Eccetera. Ma il vero respingimento è non c'è risposta. Io vengo annullato in modo più sicuro se sono respinto non solo dal soggetto domandante, ma anche come soggetto parlante. Come tale, ho, se non altro, la padronanza delle formule. È il mio linguaggio, ultimo appiglio alla mia esistenza che viene negato, non la mia domanda. Per la domanda posso aspettare, rinnovarla, formularla in altro modo. Ma se vengo privato del potere di domandare, io sono come morto per sempre. Non c'è risposta, dice la madre per mezzo di Françoise al giovane narratore prustiano, che quindi si identifica con la fille respinta dal portinaio del suo amante. La madre non è proibita, ma preclusa e io impazzisco. Proust. Io ti amo, anch'io. Anch'io non è una risposta perfetta, già che ciò che è perfetto non può essere che formale, e nel caso specifico la forma lascia a desiderare in quanto non ricalca letteralmente il proferimento. E quello di essere letterale è appunto un tratto peculiare del proferimento. Tuttavia, così com'è fantasmatizzata, questa risposta basta a mettere in moto tutto un discorso sull'esultanza, esultanza tanto più forte in quanto scaturisce da un cambiamento repentino. Saint-Preux scopre improvvisamente, dopo aver ricevuto qualche diniego altezzoso, che Julie lo ama, Rousseau. È la verità folle, che non si fa luce attraverso il ragionamento, la lenta preparazione, ma attraverso la sorpresa, la folgorazione, la conversione, il fanciullo prustiano che chiede che sua madre venga a dormire nella sua stanza, vuole ottenere l'anch'io, ne vuole follemente, proprio come lo vorrebbe un pazzo, e anche lui lo ottiene attraverso un cambiamento repentino. Grazie alla capricciosa decisione del padre, il quale gli concede la madre. Di' a Françoise di prepararti il letto grande e dormi vicino a lui per questa notte. Proust. Io fantasmatizzo ciò che è empiricamente impossibile. Che i nostri due proferimenti vengano detti contemporaneamente, che l'uno non venga appresso all'altro, come se ne dipendesse. Il proferimento non potrebbe essere doppio, sdoppiato. Ciò che gli confà è solo l'éclair unique, in cui si uniscono due forze. Se fossero separate, sfasate, esse non andrebbero oltre un normale accordo. Già che l'éclair unique riesce a realizzare questa cosa straordinaria, l'abolizione di ogni contabilità. Baudelaire, La morte degli amanti. Lo scambio, il dono, il furto, uniche forme conosciute dell'economia, implicano, nei modi che sono loro propri, degli oggetti eterogenei e un tempo sfasato. Il mio desiderio contro un'altra cosa, e occorre sempre tener conto del tempo della contabilizzazione. Il proferimento simultaneo dà vita a una dinamica il cui modello è socialmente sconosciuto, impensato. Non essendo né scambio, né dono, né furto, il nostro proferimento, scaturito fra le angustie, disegna un dispendio che non ricade da nessuna parte e di cui la stessa comunità abolisce qualsiasi idea di riserva. L'uno per mezzo dell'altro, noi entriamo nel materialismo assoluto. Anch'io inaugura un mutamento. Cadono le vecchie regole, tutto diventa possibile e quindi anche questo, che io rinuncio a impossessarmi di te. Insomma, una rivoluzione, forse non troppo lontana dalla rivoluzione politica, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, ciò che io fantasmatizzo è il nuovo assoluto. Il riformismo amoroso non mi attira e per colmo di paradosso questo nuovo tutto puro nasce dal più logoro degli stereotipi. L'altra sera ancora io sentivo pronunziare in una commedia della Sagan alla TV, una sera sì e l'altra no, si dice io ti amo. E se per caso io non volessi interpretare l'io ti amo, se trattenessi il proferimento al di qua del sintomo, a tuo rischio e pericolo, non hai forse espresso centinaia di volte l'insopportabilità dell'infelicità amorosa, la necessità di venirne a capo? Se vuoi guarire, bisogna che tu creda ai sintomi, e credere
e credere che un sintomo è io ti amo. Bisogna interpretare bene, cioè, in fin dei conti, sminuire. In definitiva, che cosa dobbiamo pensare della sofferenza? Come dobbiamo pensarla, valutarla? La sofferenza deve per forza stare dalla parte del male. La sofferenza d'amore non è forse soltanto la conseguenza di un trattamento reattivo, svilente? Bisogna sottomettersi alla proibizione. È possibile, rovesciando la valutazione, immaginare una visione logica della sofferenza d'amore, un'affermazione tragica dell'io ti amo? E se l'amore, l'innamorato, fosse collocato, ricollocato sotto il segno dell'attivo? Nietzsche. Con questo s'apre una nuova visione dell'io ti amo. Non è un sintomo, è un'azione. Io pronunzio affinché tu risponda. E la forma scrupolosa, la lettera della risposta assumerà un valore effettivo, come nel caso di una formula. Non basta quindi che l'altro mi risponda servendosi di un semplice significato, anche se questo è positivo, anch'io. Bisogna che il soggetto interpellato accetti di formulare, di proferire l'io ti amo che gli porgo. Io ti amo, dice Peleas. Ti amo anch'io, risponde Mélisande. L'imperiosa richiesta di Peleas, ammesso che la risposta di Mélisande fosse proprio quella che egli si aspettava e che è probabile, visto che subito dopo muore, muove dalla necessità per il soggetto amoroso non solo di essere contraccambiato nel suo amore, di saperlo, di esserne ben sicuro, eccetera. Tutte operazioni che non vanno oltre il piano del significato, ma anche di sentirselo dire, nella forma altrettanto affermativa, altrettanto completa, altrettanto articolata della sua. Quello che voglio è ricevere direttamente, interamente, letteralmente, senza dispersioni, la formula, l'archetipo della parola d'amore. Nessuna scappatoia sintattica, nessuna variazione, che le due parole corrispondano in blocco, facendo coincidere significante con significante. Anch'io sarebbe l'esatto contrario di una olofrase. Ciò che conta è il proferimento fisico, corporale, labiale della parola. Apri le tue labbra e lascia che quella cosa esca. Sii osceno. Quello che voglio disperatamente è ottenere la parola. Magica, mitica. La bestia, prigioniera di un incantesimo che perpetua la sua bruttezza, ama la bella. La bella naturalmente non ama la bestia, ma alla fine, vinta, poco importa da che cosa, diciamo, dalle conversazioni che essa ha con la bestia, gli dice la parola magica. Io ti amo, bestia. E subito, attraverso il sontuoso squarcio di un arpeggio, appare un nuovo soggetto. Questa storia arcaica? Eccone un'altra. Un tizio sta soffrendo perché la sua donna l'ha lasciato. Egli vuole che essa ritorni, vuole precisamente che lei gli dica io ti amo. E anche lui corre dietro alla parola. Alla fine lei glielo dice e a questo punto egli sviene. È un film del 1975. E poi ancora il mito. L'olandese volante vaga alla ricerca della parola. Se riuscirà ad ottenerla, facendo giuramento di fedeltà, il suo vagare avrà fine. Ciò che per il mito ha importanza non è l'empiria della fedeltà, ma il suo proferimento, il suo canto. Vascello fantasma. Singolare incontro, attraverso la lingua tedesca, una stessa parola, Bejahbung, per due affermazioni. Una scovata dalla psicanalisi è destinata ad essere svilita perché vi sia accesso all'inconscio. L'affermazione originaria del bambino deve essere negata. L'altra, fatta da Nietzsche, è modo della volontà di potenza. Niente di psicologico e ancora meno di sociale. Produzione della differenza. Il sì di quella affermazione diventa innocente. Esso include il reattivo. È l'amen. Io ti amo è attivo. Esso si impone come forza contro altre forze. Quali? Le mille forze del mondo, le quali sono tutte forze svilenti, la scienza, la doxa, la realtà, la ragione, eccetera. O anche contro la lingua, come l'amen si trova all'estremo limite della lingua, slegato nei confronti del suo sistema e volto a spogliarla del suo mantello reattivo. Così il proferimento d'amore, io ti amo, resta all'estremo limite della sintassi, accetta la tautologia. Io ti amo vuol dire io ti amo, esclude la servilità della frase, si tratta solo di un'olofrase. Come proferimento, l'io ti amo non è un segno, anzi, esso ha una funzione contraria ai segni.
Colui che non dice io ti amo attraverso le labbra del quale l'io ti amo non vuol passare, è condannato a emettere i segni multiformi, indefiniti, dubitativi, avari dell'amore, i suoi indizi, le sue prove, gesti, sguardi, sospiri, allusioni, ellissi, e gli deve lasciarsi interpretare. Esso è dominato dall'istanza reattiva dei segni d'amore, alienato al mondo servile del linguaggio in quanto non dice tutto. Lo schiavo è colui che ha la lingua tagliata, colui che può parlare servendosi soltanto di atteggiamenti, espressioni, smorfie. I segni dell'amore alimentano una sterminata letteratura reattiva. L'amore viene rappresentato, affidato a un'estetica delle apparenze. È Apollo, a ben guardare, che scrive i romanzi d'amore. Come contro la parte di Dioniso, Nietzsche, l'intero frammento chiaramente è desunto da Deleuze, Nietzsche, in particolare, 60-75. La sofferenza non è negata, nemmeno il lamento, il disgusto, il risentimento, ma con il proferimento essa non viene interiorizzata. Dire io ti amo, ripeterlo, significa espellere il reattivo, rinviarlo al mondo sordo e dolente dei sogni, alle parafrasi che tuttavia io non cesso mai di attraversare. Come proferimento, l'io ti amo è dalla parte del dispendio, coloro che vogliono il proferimento della parola. Lirici, mentitori, raminghi, sono tributari del dispendio. Essi consumano la parola, quasi fosse impertinente, vile, che essa venisse recuperata da qualche parte. Essi si collocano al limite estremo del linguaggio, là dove il linguaggio stesso, e chi altri, se no lo farebbe al suo posto, riconosce di essere senza garanzia, di lavorare senza rete.